In una dura lettera ai vertici della sanità regionale, i medici lombardi mettono sotto accusa la gestione dell'emergenza Covid, nel testo anche proposte per la seconda fase. Non ci sarà la tradizionale e suggestiva processione del Venerdì Santo, ma a Gromo il pranzo di Pasqua si farà lo stesso, seppure a distanza. Attivata anche una raccolta di generi alimentari per le persone più in difficoltà. In Val Seriana le iniziative culturali non si fermano nemmeno in tempi di coronavirus, grazie all'associazione Il Testimone, una serata sul web dedicata all'ex Festi Rasini. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Notizie positive o quantomeno non così negative come nelle scorse settimane dai dati della Regione Lombardia sull'emergenza coronavirus. I numeri fortunatamente sono ancora in calo. In provincia di Bergamo in particolare i contagi hanno raggiunto quota 9.868 con un aumento di 53 casi, una crescita in calo rispetto a quella registrata ieri. Nel frattempo però non c'è alcun calo della mobilità in Lombardia, ma un aumento del 2% rispetto a una settimana fa. È quanto si evince dai dati del monitoraggio degli spostamenti dei cittadini lombardi rilevato in base ai cambi delle celle telefoniche alle quali si agganciano gli smartphone. Lunedì 6 aprile è stato riscontrato un aumento di 2 punti percentuali rispetto al lunedì precedente, il che equivale, ha spiegato il vicepresidente della regione Fabrizio Sala, a decine di migliaia di persone che si spostano durante la giornata. Un numero troppo alto. Sala ha rivolto un appello a tutti coloro che non si spostano per lavoro e per necessità. Bisogna restare a casa perché il virus non è stato sconfitto. Cambiamo argomento. Accuse, ma anche proposte nella lettera degli ordini dei medici lombardi ai vertici della sanità regionale, soprattutto una richiesta di essere ascoltati. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'Ordine Bergamasco, Guido Marinoni. Come ordini dei medici della Lombardia avete inviato in questi giorni una lettera alla regione, ai vertici della sanità lombarda, anzitutto per mettere in evidenza quello che secondo voi non è andato nella gestione dell'emergenza Covid. Sì, abbiamo elencato una volta per tutte le cose che non sono andate, che poi si sintetizzano nel fatto che la regione ha gestito questa emergenza come un'emergenza legata al potenziamento delle terapie intensive, lo era ed è stato fatto su questo un buon lavoro, ma in realtà prima di questo, che è un pezzo, era un'emergenza di sanità pubblica. Gli aspetti di sanità pubblica sono stati completamente trascurati e qui è lungo l'elenco che riportiamo nel documento, parte dalla mancata chiusura precoce di Nembro Alzano, arriva la mancata fornitura dei mezzi di protezione individuale sul territorio, medici di famiglia e RSA con rischio anche potenziale di diffusione del contagio e anche di pericolo enorme per gli operatori. Ricordo che sul campo sono morti 5 medici di medicina generale. Tutta l'incertezza nell'apertura dei centri diurni per anziani prima, poi chiusura in modo da non aver isolato le persone. Ricordo che nelle RSA della provincia di Bergamo su 6.000 ospiti in un mese ne sono morti 600, sulla mancata trasparenza nella diffusione dei dati, che sono sempre stati solo i dati dei ricoverati, mentre i dati sul territorio, come dimostrano anche le indagini fatte dai sindaci, anche sondaggi fatti da noi, i morti sono stati molti di più. I sindaci parlano di 4.500 morti, nostre stime danno dati un pochino più bassi, su 3.000, okay, ma il nostro campione è un po' viziato dal fatto che è stato fatto poco sulla Val Seriana, perché i medici della Val Seriana non ci hanno risposto in quanto impegnati a fare altre cose rispetto a rispondere ai sondaggi. Questo mi pare comprensibile, e quindi abbiamo elencato tutte le cose che non vanno e abbiamo comunque, nonostante tutto e nonostante le cose che abbiamo elencato siano cose gravi, nell'interesse della comunità lombarda
Abbiamo comunque dato la nostra disponibilità alla Regione a collaborare, cosa che abbiamo sempre dato e sempre siamo stati inascoltati e ci si affida soltanto a esperti che vivono nel loro alto castello, si rischia di trascurare il territorio e quella che è l'esperienza e poi questi sono i risultati. Avete anche fatto delle proposte per gestire l'emergenza da qui in avanti? Sì, la vera sfida adesso sarà la ripresa, ci vorrà ancora un tempo medio-lungo, ma a un certo punto dovremo ricominciare a lavorare. E per ricominciare a lavorare bisognerà essere sicuri che non ci sia una ripresa della malattia, perché se dopo alcuni mesi di chiusura, cosa che sta succedendo, alla ripresa si dovesse diffondere la malattia, ebbè, a quel punto non ci sarebbe più soltanto la morte, ma anche la carestia. Perché tutta l'attività si fermerebbe e non ci sarebbe più ripresa. E in questo senso, noi tenendo conto del fatto che gli studi che ci sono attualmente disponibili, sono fatti in Cina, dicono che a 37 giorni, dopo la guarigione si trovano ancora persone con tampone positivo e quindi contagianti, abbiamo proposto uno screening molto esteso della popolazione che ricomprenda comunque certamente anche i pazienti che sono stati curati a casa e quindi non sono stati etichettati come Covid, sono tantissimi, secondo le nostre stime, più di 60.000, forse 100.000. Queste persone, prima di riprendere il lavoro, ma anche la popolazione generale, potrebbe essere sottoposta a dei test, magari non necessariamente il tampone, perché il tampone è un test poco disponibile, complesso da fare, c'è un certo rischio anche per l'operatore che lo fa, ma esistono in corso di validazione dei test sierologici che possono consentire una prima scrematura della popolazione e poi a quelli positivi al test sierologico che risultano aver avuto un contatto con il virus, si potrebbe poi fare sempre prima del rientro il tampone, bisognerà fare anche un piano con le forze sociali per capire perché questo piano di rientro sarà lungo. Ieri il trasferimento dei primi pazienti all'ospedale da campo allestito alla Fiera di Bergamo, nei padiglioni che compongono la struttura, opererà anche lo staff medico e sanitario di Emergency e il contingente russo. Soddisfazione per un avvio reso possibile dai tanti volontari che hanno allestito la struttura sotto la supervisione e il coordinamento dell'Associazione Nazionale Alpini. È operativo da ieri il nuovo ospedale allestito alla Fiera di Bergamo per l'emergenza coronavirus. I primi quattro pazienti affetti da Covid-19 sono stati trasferiti nel pomeriggio. Provengono dall'unità di medicina Covid del Papa Giovanni XXIII e richiedono assistenza di bassa media intensità con ossigenazione non invasiva. Sono stati presi in cura dallo staff presente al presidio medico avanzato, in particolare dai sanitari russi. Nei prossimi giorni Emergency inizierà a gestire il modulo da 12 posti letto di terapia intensiva. Lo staff è composto da 10 medici, 14 infermieri, 4 fisioterapisti, 4 OS, un tecnico di laboratorio, un tecnico di radiologia, 34 operatori in tutto in questa fase iniziale, alcuni dei quali hanno lavorato in Sierra Leone durante l'epidemia di Ebola. Nel presidio medico alla fiera si applicheranno gli stessi protocolli e terapie in uso al Papa Giovanni per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. Un ulteriore modulo da 8 posti di terapia subintensiva sarà affidato al personale militare russo, 8 medici rianimatori e 8 infermieri specializzati. Un altro da 20 posti letto di degenza ordinaria Covid, dedicato a pazienti meno critici, sarà operativo grazie a 12 medici e 31 infermieri, oltre ad altro personale tecnico e di supporto. Nella fase di avvio, l'azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, da cui dipende la struttura in fiera, prevede di attivare 40 posti letto. L'ospedale è stato organizzato e realizzato dall'Associazione Nazionale Alpini grazie al personale della sanità alpina che gestisce l'ospedale da campo ANA e della Protezione Civile ANA. Una volta avuto il via libera delle autorità sul progetto, l'allestimento della struttura all'interno dei padiglioni della fiera è stato portato a termine nell'arco di soli 8 giorni.
La rapidità e il successo dell'operazione sono stati garantiti dall'impegno di circa 500 volontari coordinati dall'Associazione Nazionale Alpini. Tra questi circa 300 artigiani bergamaschi, 150 volontari della sanità alpina e 40 della logistica della protezione civile ANA. Fondamentale è stato poi il generoso supporto di numerosissimi donatori sia a livello locale sia nazionale. Per il proseguo della gestione dell'ospedale, la sanità alpina utilizzerà a turno 150 volontari in ambito sanitario e circa 40 volontari della protezione civile ANA che garantiranno la logistica finché l'ospedale resterà in funzione. Il servizio di sicurezza sarà assicurato a turno da 30 volontari certificati delle squadre dell'antincendio boschivo dell'ANA. Intanto dal nostro territorio arrivano segnali confortanti sull'andamento dell'epidemia. Sentiamo com'è la situazione in Val di Scalve. Pietro Ru, presidente della comunità montana di Scalve, oltre che sindaco di Vilminore. Com'è la situazione in Val di Scalve? Toccando ferro, diciamo, perché non è il caso di sbilanciarsi, soprattutto con questa emergenza ancora in corso. Però è qualche giorno che si denota un discreto miglioramento sia nelle richieste di intervento e sia anche per chi era a casa che praticamente aveva i sintomi da coronavirus ma non aveva, diciamo, i requisiti per essere ricoverato. Quindi fortunatamente si, secondo noi, inizia a vedersi la discesa di quella famosa curva che non tendeva mai a scendere. Detto ciò, è anche importante sottolineare che questo non deve essere il motivo, la scusa per tutti per poter ritornare a uscire tranquillamente, per uscire senza nessun tipo di precauzione, senza utilizzare i dispositivi di protezione individuale, tornando un po' a quella che era la vita di prima, perché è bene dirlo, per chi ancora vivesse probabilmente nel mondo delle favole, non torneremo alla vita di prima, ma dovremo adeguarci e seguire determinate direttive. Tra l'altro in questo periodo avete messo in campo come comuni, come comunità montana, diversi servizi e proprio in questi giorni c'è anche la possibilità di avere i famosi buoni spesa messi a disposizione dal governo. Sì, esatto, al di là dei servizi messi a disposizione dai quattro enti, perché ci siamo dovuti un po' adattare alla situazione di disagio in cui ci siamo trovati, ma come si è trovata un po' tutta la bergamasca. Per quanto riguarda i buoni spesa, abbiamo bene ricordare per tutti i cittadini della Valle di Scalve che i servizi sociali già dagli anni 70 sono consorziati in comunità montana, quindi abbiamo stilato le linee guida per questi famosi buoni spesa sulla falsariga di quelle che sono le direttive provinciali. Una volta adattate al nostro territorio è stata approvata queste linee guida in comunità montana e adesso da oggi fino a venerdì c'è la possibilità di fare le richieste presso i singoli comuni che verranno poi valutate per stilare una graduatoria ed erogare già dalla settimana prossima, ci auguriamo, i buoni spesa per chi ha più necessità e ricordo più necessità dovuta all'emergenza coronavirus. Sono arrivate anche le mascherine della regione? Sono arrivate proprio pochi minuti fa, ci hanno consegnato il quantitativo destinato al territorio della Valle di Scalve che non è chiaramente sufficiente per tutti i cittadini, guanti e mascherine, non solo mascherine, ma provvederanno nei prossimi giorni, come ci hanno appena evidenziato, a rimpinguare le nostre scorte in modo tale che almeno tutti i cittadini ne abbiano una. Fortunatamente, diciamo, grazie alla generosità di alcuni privati e all'intraprendenza di alcune signore che si sono prodigate nel cucirle, abbiamo ottemperato già da diverso tempo. Penso di essere stato uno dei primi territori a aver fornito addirittura più di una mascherina a testa ad ogni cittadino, quindi non ci sono più scusanti, riallacciandomi al discorso di prima, chiunque esce adesso anche per un obbligo di legge, ma prima e anche adesso per una questione di coscienza e di rispetto per chi si sta impegnando in prima linea, è opportuno, è necessario, è fondamentale che indossi la mascherina. Ci spostiamo in Valle Seriana. Le divisioni emerse all'interno dell'Assemblea della Comunità Montana sulla lettera inviata ad istituzioni e rappresentanti politici hanno le prime ripercussioni. La lettera, lo ricordiamo, era stata firmata dai sindaci della maggioranza e da quello di Valbondione e non condivisa dalla minoranza.
Walter Semperboni, vice sindaco di Valbondione e rappresentante per il suo comune in assemblea, ha deciso di lasciare il gruppo di minoranza. Sostiene che rimarrà in assemblea come indipendente, libero di valutare e votare cosa riterrò migliore, sempre nell'ottica del bene per le nostre vallate. Andiamo adesso a Gromo. Quest'anno l'emergenza coronavirus impedirà lo svolgimento della tradizionale e suggestiva processione del Venerdì Santo, ma grazie ad amministrazione comunale e parrocchia ci sarà comunque il pranzo di Pasqua, anche se a distanza. Sentiamo. A Gromo, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, volete cercare comunque di festeggiare Pasqua? Sì, infatti, sai che Gromo è sempre stata una cittadina piena di venti, ma in questo momento noi cerchiamo di essere ben posizionati e attivi sul sociale. Un nostro concittadino ci ha dato quest'idea di questo pranzo sociale a distanza e il comune e insieme alla nostra parrocchia hanno aderito molto felicemente. Il pensiero di questa Pasqua tutti insieme, anche se lontani, è molto importante, perché sai che ci sono delle persone sole in questo periodo ed è un modo per stare insieme, mangiare tutti la stessa cosa, pensarci in quel momento. Il pranzo verrà preparato dal Postal Castello, perché è l'unico ristorante che ha ancora i fuochi accesi, ancora attivo, perché procura i pasti per la RSA di Valbondione. Poi ci sono questi meravigliosi ragazzi volontari della spesa, come li chiamiamo noi, quelli che portano la spesa a casa, che distribuiranno. Abbiamo avuto già tantissime adesioni e siamo contenti di questo, perché è proprio una felicità. Il comune, una cosa importante da dire, darà un contributo alla nostra parrocchia, che penserà alla spesa, a comprare i prodotti e tutto quanto, e ci sono stati proprio vicini per questo momento veramente difficile. Noi pensiamo che questa cosa deve finire e ci insegnerà comunque a stare ancora più uniti, perché la nostra comunità è unita, ma così saremo ancora più vicini nel giorno di Pasqua, che dovrebbe essere gioioso insieme ai propri parenti e così. Invece purtroppo quest'anno saremo distanti, ma già vedere i ragazzi che ti porteranno il pasto a casa, anche se li vedi da lontano, è una felicità, perché sono giovani, è bello e quant'altro. Quindi questa iniziativa è stata importantissima per noi e molto sociale, come cerchiamo di fare in questo periodo. C'è poi un'altra iniziativa che avete promosso che riguarda i generi alimentari. Sì, allora la raccolta alimentare che abbiamo studiato è soprattutto perché questa emergenza di coronavirus sta mettendo molto in difficoltà famiglie ed è una difficoltà grande economica per tutti. Anche in questo caso abbiamo cercato di aiutare chi ha più bisogno, ma adesso non si parla più di famiglie povere o meno. C'è chi è rimasto temporaneamente senza lavoro, in mobilità, eccetera, e magari gli fa piacere avere uno sconto, un prodotto a casa che non si compra lui. Quindi abbiamo fatto queste locandine, abbiamo distribuite a tutti e chiediamo un supporto ai nostri cittadini più generosi. In ogni negozio di alimentare di Gromo ci sarà un cesto dove le persone potranno portare il prodotto che vogliono donare, ma anche giovedì prossimo, giovedì 9, dalle 12 alle 14, sempre quei meravigliosi ragazzi della spesa passeranno proprio davanti alle abitazioni, le persone che vogliono metteranno i prodotti fuori casa, noi li raccoglieremo, i ragazzi in totale sicurezza, divisi al massimo in due con tutti i DPI necessari, faranno i pacchetti per poi distribuire a chi ne ha bisogno. E la seconda opera dei volontari è molto importante, perché immaginati, questi ragazzi già hanno le spese da consegnare e andranno door to door, a casa per casa, anche a ritirare. Sono veramente meravigliosi e io volevo ringraziare sin d'ora tutti quelli che doneranno qualcosa, anche una piccola scatola, qualsiasi cosa, per noi va benissimo, è un gesto molto importante. E soprattutto da parte del sindaco, da tutti i consiglieri, gli assessori, voglio augurare una buona Pasqua.
sperando l'anno prossimo di mandarvi immagini molto più allegre e belle, di festeggiare il nostro famoso Venerdì Santo, tante cose. Vi auguro davvero a tutti, tutti buona Pasqua. In Val Seriana le iniziative culturali non si fermano nemmeno in tempi di coronavirus. L'associazione Il Testimone ha infatti organizzato una serata sul web dedicata soprattutto al progetto dell'associazione Video Art di Villadogna sull'ex Festi Rasini. L'associazione Il Testimone non si ferma nemmeno in tempi di crisi. Abbiamo infatti organizzato una serata culturale a tema rinascita economico e sociale del territorio. Il motore economico, avviato con la produzione manufatturiera nel paese di Villadogna e Pontenossa, in Alta Val Seriana, è stato il volano per la trasformazione sociale del territorio, che lentamente è passato da una popolazione impegnata prevalentemente in agricoltura e pastorizia a un'occupazione in fabbrica. La città industriale era un modello urbanistico e architettonico in cui si venivano a integrare aspetti che oggi potremmo chiamare di welfare, con aspetti di carattere più propriamente produttivo. Il benessere del lavoratore era il benessere della produzione. Non era solo uno stabilimento industriale, ma una microcittà, un sistema compatto in cui l'ingegneria meccanica convergeva in un progetto di ingegneria sociale. La serata è stata organizzata in collaborazione con l'associazione Video Art di Villadogna, associazione che si occupa di valorizzare il territorio in quanto bene naturale e socioculturale, di stimolare l'accrescimento culturale e civile dell'ambiente sociale e di promuovere la creatività artistica. L'associazione è anche responsabile della rassegna culturale Incroci. Il progetto realizzato quest'anno per la sesta edizione è stato dedicato alla crescita economico e sociale avviatasi nell'ultimo ventennio del XIX secolo con l'insediamento dello stabilimento tessile della manifattura Festi Rasini a Villadogna. Interverranno alla serata il presidente dell'associazione Tommy Bonicelli, i consiglieri Francesca Mazzoleni e Paolo D'Angelo con il supporto di Daniele Di Liddo e Silvia Beretta. Parteciperà alla serata anche Stefano Mazzoleni, sindaco di Pontenossa, con un intervento sulla nuova vita della fabbrica ex Cantoni di Pontenossa. La serata si terrà giovedì 9 aprile alle ore 20:30 sulla piattaforma internet Zoom, piattaforma gratuita. Potrete trovare i link di accesso sulle pagine Facebook dell'associazione Il Testimone e dell'associazione Video Art. Per chi non potesse accedere a Zoom, potrete vedere le dirette Facebook sulle pagine delle associazioni. Introdurrà la serata Raffaella Gerola dell'associazione Il Testimone. Ora lascio la parola a Tommy Bonicelli per alcuni approfondimenti sul progetto. Grazie e a presto. Sono Tommy Bonicelli, presidente dell'associazione culturale Video Art. Ringrazio Daniel Cabrini e tutto il direttivo dell'associazione del Testimone per questa nuova collaborazione che ci offre l'occasione giusta per presentare la nostra nuova pubblicazione in uscita per la prossima Pasqua, che raccoglie in un libretto con due DVD allegati tutti i documenti pervenuti e prodotti durante il nostro ultimo progetto per la sesta edizione della rassegna culturale Incroci, che come tradizione ormai ogni anno ha luogo a Villadogna presso l'oratorio Beato Alberto. L'occasione di questa conferenza ci è particolarmente gradita, soprattutto in questo delicato momento di emergenza, perché offrire continuità alle nostre proposte artistiche è importante, così come lo è ribadire, se possibile con ancora maggior convinzione, il valore del nostro mandato socioculturale. In questi 6 anni di attività ci siamo impegnati nel mantenimento e nel passaggio della memoria collettiva alle nuove generazioni. Per farlo abbiamo impiegato strategie specifiche e soprattutto, da artisti quali siamo, ci siamo avvalsi della progettazione artistica, realizzando opere ed eventi di grande rilevanza storica qui nel territorio dell'Alta Valle Seriana. Il progetto MFR, Manifattura Festi Rasini, ha visto il collettivo di Video Art e i collaboratori esterni, tutti impegnati in una serie di iniziative di coinvolgimento della comunità del paese di Villadogna, per sensibilizzare la popolazione verso i nuovi linguaggi dell'arte contemporanea.
Siamo quindi lieti di potervi invitare a partecipare alla conferenza in programma per approfondire e proporre insieme nuove riflessioni e spunti per la conservazione della memoria anche in altri comuni del nostro territorio. Arrivederci quindi alla conferenza di giovedì sera, e porgo da parte di tutto il collettivo di VideoArt un caro saluto e un abbraccio a tutti. E grazie ad internet, questa sera andrà in onda anche un nuovo appuntamento con Antenna 2 Sport. Sentiamo Elisa Cucchi. Amiche e amici di Antenna 2 TV, come ogni martedì sera torna l'appuntamento sportivo con Antenna 2 Sport. A partire dalle 21:30 andremo a conoscere ancora dei protagonisti, delle storie legate ai nostri sportivi, partendo da Mario Mazzoleni, che è un ex arbitro di Serie A, e poi andremo da Renato Pasini per raccontare la sua stagione da allenatore dell'Under 23 di sci di fondo, della nazionale di sci di fondo femminile, e a seguire andremo a conoscere la storia di Martina Masaracchia, che da pallavolista è diventata una bodybuilder. Insomma, tutti questi campioni si racconteranno con noi qui ad Antenna 2 Sport, e come sempre seguiteci sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Sport e sulla nostra pagina Instagram. Vi aspetto puntuali 21:30 Antenna 2 TV. E adesso i programmi di Antenna 2 questa sera sul nostro canale principale, al termine del telegiornale delle previsioni del tempo, la preghiera in famiglia a cura dell'oratorio di Clusone, a seguire il Sasso nello Stagno. Alle 21:30 lo abbiamo appena sentito, Antenna 2 Sport, alle 22:30 la seconda edizione del TG, alle 23:10 la partita di calcio in replica Vertovese-Cologno. E a mezzanotte e mezza la terza edizione del nostro telegiornale, in onda anche alle 21:30 sul canale 218, sullo stesso canale alle 22:10 l'anteprima Target nella versione Rivediamoli. Il canale sportivo 628 alle 20:30 la partita di calcio in replica Albino Gandino Cisanese, alle 22:30 sempre il calcio in replica con la partita calcio romanese Darfo Boari. E adesso l'almanacco: domani è mercoledì 8 aprile, il sole sorge alle 6:41 e tramonta alle 20:03, la luna è piena, sorge alle 20:33 e tramonta alle 7:49 di giovedì. La chiesa ricorda San Dionigi. Siamo alla conclusione del nostro telegiornale. Ricordo, dopo l'appuntamento con le previsioni del tempo, vi lasciamo con un video che si intitola Forza Cene, insieme ce la faremo, un messaggio di speranza in un momento difficile, quello che il Circolo Culturale Insieme per Cena ha voluto affidare a un video che ci è stato inviato. Lo vediamo insieme e vi diamo con questo la nostra buona serata. Cene, un paese accarezzato dal fiume Serio che gli fa da cornice da quando è nato. Ha due contrade, Cene sopra e Cene sotto. E in mezzo, a metterle insieme, San Zenone, la sua antica, bianchissima chiesa. Ora è dominato dal silenzio per il troppo dolore, per i troppi addii. Le strade sono deserte, la piazza è vuota, ma tornerà a riempirsi di bambini e della loro innocente allegria. Sotto il ponte vecchio, il Serio ci sussurra che passerà questo tempo. E torneremo a passeggiare lungo le sue sponde. Al lavatoio un merlo canta la primavera a lui intorno, mentre i giardini fioriti annunciano che dopo l'inverno viene la bella stagione. La Madonnina veglia su tutti e ci incoraggia in un domani di pace in cui la luce di nuovo risplenderà. Cenesi, siamo gente forte e orgogliosa, gran lavoratrice e generosa. Forza, Cene, insieme ce la faremo.